Stasera veramente si è vista la squadra, cioè, proprio per quella continuità, quella compattezza che siamo riusciti a dare, anche soffrendo, ma facendo soffrire anche il Vicenza, direi, no? Soprattutto quando siamo rimasti in 10. A parte il primo quarto d'ora, un po' che abbiamo avuto un paio di situazioni pericolose per loro, poi le abbiamo avute noi, un po' in una partita equilibrata. Invece i primi 25-30 minuti di secondo tempo, infatti noi abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo costruito due occasioni. Colpo di testa di Moretti e Corajan, ha avuto una buona occasione, ma siamo stati alti, tutto un baricentro sulla metà campo loro, forse ancora più del primo tempo in 10. E abbiamo sofferto gli ultimi 10 minuti, come era un pochino anche fattibile. Però sinceramente devo fare i complimenti veramente ai ragazzi proprio per la bella negazione che hanno avuto veramente e con la voglia di voler portare a casa il risultato. Così mister Attilio Tesser sulla straordinaria prova di carattere dei ragazzi della Triestina che in 10 sono riusciti a portare a casa un pareggio che vale veramente oro contro il Vicenza di Diana. Dalla prima di Trento che mi ha fatto la domanda, la crisi è stata di condizione, di mentalità e di giocatori che sono arrivati. I risultati aiutano a creare gruppo, si vede che chi va dentro risponde positivamente tutti. Oggi anche nel finale è entrato Nicolò Rizzo, che aveva giocato un'altra volta qualche minuto, qualche 3-4 minuti e basta, è entrato, ha fatto la sua partita e si è fatto trovare pronto. Lo dicevo la settimana scorsa, quando si entra così vuol dire che si sta bene assieme, che i ragazzi stanno bene, che si va a fare le cose fatte giuste e ci si crede. Quanto alla situazione del campo che ha evidenziato i problemi della vigilia in vari momenti della partita, questo il parere del mister. Per quanto riguarda il campo, chiedete ai ragazzi, mi sembra che abbia tenuto abbastanza bene, ma che ci siano anche tante zolle che continuano a venire su e tanti appoggi che sono ancora sufficientemente ballerini.